nuovo ponte sulla Dora, alle porte di Collegno, è realtà. Sparisce il traffico pesante nel cuore del centro storico, si libera la viabilità di oltre 15.000 veicoli al giorno anche nel quartiere Oltredora. A Collegno se ne parlava quasi 20 anni fa, quando diventò sindaco Umberto d'Ottavio. Il ponte con il minore impatto ambientale. Io ricordo come un fatto importante il concorso di idee che il comune di Collegno e la provincia di Torino misero in atto nel 2000 per individuare appunto la soluzione progettuale migliore. Gli elementi fondamentali erano il minor impatto ambientale, cioè evitare di fare un viadotto, una soluzione compatibile economicamente e soprattutto inserita all'interno del Parco della Dora. La nuova strada, 1900 metri a doppia carreggiata, che collega Collegno e l'attestamento della metro con la strada provinciale 24 e la tangenziale, è l'ultimo tassello per completare un intervento di viabilità importante. Nel 2004 si è aperto il collegamento Collegno-Corso Marche. Poi nel 2011 lo svincolo con sottopasso e rotatoria sulla provinciale 24 per consentire ai veicoli in arrivo dalla Val di Susa e dalla tangenziale di giungere rapidamente alla stazione della metro, creando così l'interscambio tra mezzo privato e trasporto pubblico. La strada è costata oltre 12 milioni di euro. La provincia di Torino ne ha finanziato la metà. Con l'inaugurazione del ponte sulla Dora viene risolto sicuramente un problema locale, cioè l'attraversamento di Collegno, ma dal punto di vista provinciale si completa un sistema di infrastrutture su questo territorio, la zona nord-ovest di Torino, perché negli anni scorsi c'è stata l'inaugurazione della variante di Alpignano e Pianezza, la variante di Truento, la variante di Venaria. Con quest'opera si completa un sistema di interventi che consente di alleggerire il traffico sulla tangenziale e di alleggerirlo contemporaneamente sui comuni. Quindi sono state create le condizioni per attrarre investimenti produttivi, perché la viabilità è fondamentale. Il comune di Collegno ha finanziato con 6 milioni di euro la metà del costo totale dell'opera. I cittadini collegnesi hanno atteso davvero a lungo la realizzazione del nuovo ponte sulla Dora e siamo orgogliosi di poterlo presentare alla città e a tutta l'area metropolitana. Cambierà la mobilità della nostra zona, della zona ovest. Interi quartieri come Centro Storico, Villaggio Dora saranno liberati dal traffico e dall'inquinamento, sarà più facile dalla Val di Susa arrivare a Torino e soprattutto, voglio ricordarlo, sarà possibile avere uno sguardo nuovo, una nuova visione di un'area importante tutelata come quella del Parco della Dora. Qualche dettaglio tecnico sull'infrastruttura. Le caratteristiche della nuova arteria sono quelle di una strada ad alta intensità di traffico con una larghezza complessiva di circa 25 metri, organizzata su due carreggiate divise da spartitraffico, due corsie per ogni senso di marcia e ampie banchine laterali. Le principali opere d'arte sono il ponte a campata unica di 80 metri sulla Dora Riparia e una galleria artificiale di 120 metri. Il ponte sulla Dora Riparia è realizzato in campata unica per garantire la massima compatibilità idraulica ed è costituito da un doppio impalcato, uno per senso di marcia. La struttura è realizzata in acciaio Corten, con travi di altezza 3 metri e mezzo circa, collaboranti con una soletta in calcestruzzo di spessore 30 cm e larghezza 11 metri. L'acciaio Corten ha la caratteristica di autoproteggersi, ricoprendosi fin da subito con una patina color ruggine. Non sono così necessari successivi interventi di verniciatura.
Le fondazioni sono state realizzate su pali in calcestruzzo di diametro 1 metro e profondità fino a 26 metri. La galleria artificiale, realizzata in corrispondenza del canile e il cascinotto, è organizzata, come tutta la restante piattaforma stradale, in due carreggiate indipendenti, da 9,75 m ciascuna. La struttura è fondata su piedritti laterali con pali in calcestruzzo e colonnato centrale con fondazione diretta. La copertura è realizzata con travi prefabbricate alveolari in cemento armato precompresso, completate da un getto in opera, per uno spessore complessivo di circa 1 metro. Altri interventi minori hanno riguardato soprattutto la salvaguardia dell'ambiente. Con questo intervento si è voluto salvaguardare l'ecosostenibilità dell'opera nell'ambito della situazione ambientale antecedente. Si è utilizzato materiale fonoassorbente per evitare il più possibile l'impatto acustico con le zone circostanti. In particolare è stato utilizzato sia asfalto fonoassorbente, sono inoltre installati pannelli fonoassorbenti in prossimità delle abitazioni che sono limitrofe all'area. Inoltre si è costruito un insieme di canali di raccolta delle acque meteoriche, convogliando questa in vasche di decantazione al fine di depurarla prima di emetterla nei canali superficiali di acqua piovana. Ed infine si è voluto salvaguardare la viabilità minore, in particolare quella ciclopedonale ed agricola, in modo tale da permettere anche agli agricoltori di poter accedere ai propri poderi. La realizzazione dell'opera ha comportato l'utilizzo di tecniche complesse, con il superamento di non pochi problemi tecnici. L'opera principale, che è il ponte, è stato varato a spinta mediante l'ausilio di due gru da 800 tonnellate e carrelli semoventi, attraverso l'impiego di circa 40 operai e 5 tecnici tra ingegneri e geometri. Il ponte è stato poggiato su isolatori sismici di ultima generazione. Per il resto delle opere sono stati utilizzati circa 1 milione di chili di ferro per armatura per cemento armato, 40.000 metri cubi di asfalti, 140.000 metri cubi per materiale da rilevato per la realizzazione della sede stradale. Per la realizzazione di lavori specialistici dell'appalto ci siamo avvalsi della collaborazione di imprese subappaltatrici relativamente alla posa delle barriere di sicurezza e alla realizzazione del manto stradale. La strada apre nuove possibilità di collegamento ed è destinata a svolgere un ruolo fondamentale nell'area a nord-ovest di Torino. Un'opera che, nonostante tutte le difficoltà di finanza pubblica e tecniche, ha visto il suo completamento grazie alla collaborazione tra i vari enti coinvolti. È un intervento tecnicamente molto complesso, la provincia di Torino l'ha progettato, ne ha curato anche la direzione lavori e noi siamo molto orgogliosi del fatto che ancora una volta la provincia di Torino abbia messo a disposizione le proprie capacità tecniche, le proprie competenze tecniche, ma anche il proprio patrimonio di conoscenza e di esperienza nel gestire e coordinare interventi così importanti, così complessi, così articolati e così fondamentali per lo sviluppo economico del nostro territorio.